Allora, occupiamoci del nostro territorio, perché la siccità che ha caratterizzato il 2017 ancora non è finita, perché nonostante le precipitazioni, nonostante la neve, soprattutto nel nord, in realtà noi non siamo riusciti a fare il patrimonio d'acqua, a riempire gli invasi a sufficienza per garantirci la riserva d'acqua dolce necessaria per affrontare una prossima estate, ed è piovuto troppo poco. L'ANBI, che è l'associazione dei consorzi di bonifica, lancia l'allarme acqua e chiede di mettere in atto una serie di politiche di prevenzione. Quindi facciamo il punto insieme al presidente dell'ANBI, Francesco Vincenzi. Bentornato a Gaia. Allora, intanto vediamo insieme qual è la situazione. Sì, la situazione è naturalmente una situazione che, diciamo così, è critica, in particolare in alcune aree del territorio dove stiamo già razionalizzando l'acqua. Ma è critica se pensiamo che purtroppo ormai è il secondo anno consecutivo che mancano le piogge nel periodo invernale. Quindi occorre fare veramente una riflessione, ma soprattutto bisogna fare un passaggio culturale importante. Non possiamo alla prima pioggia dimenticarci che magari il giorno prima eravamo senza acqua. Occorre che nel nostro paese nasca quella cultura innanzitutto del risparmio e dell'uso dell'azionale. Certo. Della risorsa idrica, che è una risorsa indispensabile per la vita, ma soprattutto anche per l'ambiente e per l'attività. Certo. Economica. E poi dopo adesso ne parliamo di quello che dobbiamo fare, ma intanto guardiamo insieme, commentiamo con lei questo cartello, no? Che cosa ci racconta? Precipitazioni rispetto alla media del periodo di quest'anno, no? Gennaio 2018. Il nord ha visto un più 5%, e questo, certo, è un dato positivo. Certo, un dato positivo che però non deve far tranquilli, perché esattamente l'anno scorso la situazione era ribaltata. In più nel nord abbiamo il manto nevoso, un manto nevoso che se da un lato dà una tranquillità, però anche questo è in funzione di come si scioglierà questa neve, che avremo veramente l'effetto positivo della neve rispetto alla quantità di acqua a disposizione. Cioè? Perché in che senso? Che i cambiamenti climatici, i cambiamenti climatici sono una realtà che stiamo toccando col mano, sì, quotidianamente. Un grado e mezzo di aumento della temperatura dell'anno scorso fa presagire che quando inizia l'alta la temperatura, diciamo così, verso primaverile, se aumentano in modo repentino queste temperature, il rischio che si scioglie subito, troppo velocemente, vada velocemente a mare. Noi oggi non siamo attrezzati in tutti i territori per trattenere questa grande quantità di acqua dolce che è nel nostro paese. Che viene dispersa. Adesso di questo pure parliamo. Abbiamo visto nella grafica che dava anche meno 50% di piogge al centro Italia e meno 45% al sud, quindi meno 31% di piogge rispetto allo stesso periodo dell'altro anno in tutta Italia. Il secondo cartello invece è quello che racconta quello che stava dicendo il dottor Vincenzi rispetto alle scorte idriche, in questo caso guardiamo il sud, no? E cosa dice questo? Vediamo quanto sono più che dimezzate. Se nel 2010 il sud aveva 3.000 milioni di metri cubi d'acqua in scorta, adesso nel 2017 erano 1.200 milioni di metri, certo, cubi. Certo, questi sono gli effetti dello strutturarsi dei cambiamenti climatici, che si alternano con sempre stagioni sempre più piovose in alcuni periodi concentrate e in altrettanti lunghi periodi di forte siccità. La conseguenza che provocano queste stagioni sono appunto la mancanza strutturale del riempimento pluriennale dei nostri invasi, perché i nostri invasi non si riempiono, essendo immediatamente in territorio appenninico, non si riempiono in una sola annualità, ma hanno bisogno di più anni per essere, certo, riempiti. Questa è la dimostrazione di quanto incidono i cambiamenti climatici sulla nostra capacità di invaso, ma soprattutto sulla nostra capacità e la disponibilità della risorsa che abbiamo, non solo per quanto riguarda l'irrigazione, ma anche per quello che è l'uso antropico umano e tutti gli altri usi che, certo, la risorsa ha. Quali sono le aree in Italia adesso a maggior rischio idrico? Oggi purtroppo stiamo nel 2018 stiamo raccontando un sud in forte sofferenza. Tutti gli invasi a disposizione per trattenere l'acqua sono oltre il 50% in meno di risorsa a disposizione per l'annata. È chiaro che questo, se non dovesse piovere nel breve periodo, mette in grande difficoltà non solo l'approvvigionamento idrico delle campagne, ma soprattutto l'approvvigionamento idrico umano, cosa che purtroppo sta già succedendo. È chiaro che per quanto riguarda la distribuzione dell'acqua in agricoltura, questo è un problema perché le imprese agricole devono far fronte a delle scelte in anticipo rispetto a quello che non sanno quello che potrà accadere. Quindi occorre veramente che il Paese faccia una riflessione, metta in campo quelle sinergie e quegli investimenti necessari per creare appunto la disponibilità di acqua a tutto il settore. Ecco, perché è importante lanciare l'allarme adesso, mentre siamo ancora in pieno inverno? In fondo non sappiamo come sarà la primavera, magari piove a dirotto. Certo, noi però come
Ambi siamo amanti del termine prevenzione. Sì. E per fare prevenzione occorre conoscere per tempo e conoscere, analizzare i dati e analizzare le situazioni che abbiamo per tempo. Se oggi ne iniziamo a parlare troviamo attorno dei tavoli quella concertazione giusta per utilizzare al meglio la risorsa, senza creare dei conflitti su quello che sono l'utilizzo della risorsa acqua, credo che questo sia nella direzione giusta per cercare di risolvere un problema che naturalmente sì, è culturale, è strutturale, ma anche comportamentale nelle persone. Ecco, non c'è una grande sensibilizzazione in Italia all'uso più attento dell'acqua. Ciascuno di noi può dare il suo contributo a questo problema? Io credo che è indispensabile cambiare proprio la cultura nell'utilizzo dell'acqua. Dietro un rubinetto che si apre, dietro un impianto di irrigazione che irriga, non c'è solo la goccia che scende, ma c'è molto di più. Ed è per questo che c'è una risorsa che è purtroppo finita, una risorsa che sta dimostrando parecchie... È vero che noi prendiamo solo il 10%, riusciamo a conservare solo il 10% dell'acqua dolce che ci arriva dalla natura? Certo. Paradossalmente noi siamo uno dei paesi al mondo più ricchi di acqua dolce. Solo il 10% lo tratteniamo. Tutto il resto vuol dire che va a mare. Quando va al mare l'unico modo per poterlo riutilizzare è desalinizzarla, con dei costi che sono molto più elevati rispetto a quello che è trattenerla. Quindi noi appunto diciamo che è necessario fare un cambio di rotta infrastrutturale, occorre fare degli investimenti che mettono in campo degli invasi sparsi sul territorio nazionale, che non deve essere necessariamente fatto dall'oggi al domani, perché sono passaggi importanti dove i territori devono accettare queste opere, ma soprattutto deve essere un'idea di paese diverso da quella che abbiamo avuto nel passato. Grazie a Francesco Vincenzi, presidente dell'ANBI, l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica dell'Acqua.